The show. Scusa, hai da accendere? Ah, grazie. Ma non è che stai proprio buona cavolo. No, ero curioso di vedere quanto andava lontano. Ho fatto almeno 25 metri, eh? 20 metri. Capa che non è buono. Ma ero solo curioso. Ah, sei proprio curioso, stronzo. Totale. No, curioso. Ah, sei stro... Ciao a tutti ragazzi, bello, avrete capito, questo è un nuovissimo episodio dei Curiosi. Ma è un episodio speciale, l'unico ad essere stato girato a Milano, ma ha finito di montare qui. Qui dove? A The Showland. Che forse non si pronuncia The Showland. Come avete visto nel video uscito lunedì, che trovate in descrizione, tutto il team The Show, dopo aver eseguito i tamponi, si è trasferito in un luogo isolato dove continuare a lavorare in sicurezza, girando nuovi contenuti che vedrete presto. Sappiamo che siete curiosi di vedere i curiosi, e quindi... The Show presenta i curiosi. Curiosità di genere. Senta, Judith, ha bisogno? Senta, senta. Cosa sta facendo, Judith? Come? Cosa sta facendo? No, ero curioso di... Perché, scusi, ha abbassato il pantalone? Perché ero curioso di vedere se avesse il pistolino. Ma no, non ce ne frega niente, queste cose non si facciono, esca fuori. Ah, ero solo curioso perché ho visto il manichino e ho detto, ma sotto i pantaloni avrà anche... Ma come permetti di lei di entrare in camera? Ma che chiappe sode che ha però, signore? Non lo tiro su? Chiappe sodissime. Curiosità Memory Foam. Questo materasso l'hai mettine, posso andare a vedere e togliermi una curiosità? Certo. Grazie. Volevo vedere... No, via. Ma ha visto? Deve toglierlo, eh. Ah no, non è con me. Stavo... Ho visto, ho visto allora, da fuori. Mi aiuta, per favore. Sì. Deve alzarsi, perché se rompe quella doga, io gliela faccio pagare. No, ma ero curioso di vedere come si stava sotto il materasso e non sopra. Via. Perché sembrava molto comodo stare sopra, ma stare sotto... Via. No, ma era solo una curiosità, signora, perché... Fuori da questo negozio. Sopra sembra molto comodo, eh. Fuori. Però sotto mi sono chiesto. E questo è comodo fuori. Anche sotto? Fuori. Ma era solo una curiosità, signora. Poi prenda l'ombrello, via. Sì, ma non. Ho soddisfatto la sua curiosità. Curiosità ermetica. Che fai? Chi sei? Ciao. No, ero curioso di vedere se veniva giù. Chi sei, scusa? Alessandro, scusami. Eh no, ho detto, mi è venuta la curiosità, è lì così, ma verrà giù, sì. Cioè, volendo uno può chiudere la Claire. Pazzesco. Incredibile, dai, vedete di andare, va. Scusa, buona giornata. Vieni giù, cazzo. Curiosità felina. Buongiorno. Dio, che belli. C'è una domanda sui gattini. Perché è una domanda su uno, questo qua sotto. Ciao, piccolino. Ma cos'è quella cosa che ha dietro la coda? Ah, una roba dietro la coda che non capisco cos'è, mi chiedevo... Magari si è sporcato un pochino. Vedi quella cosina che c'è lì? Proprio sotto la coda. Vieni. Ecco, quel buchino lì. Sotto... quello del sedere. Anche i gatti? Certo. Perché l'altra volta ho visto una signora con un barboncino toy, e però era un cane, non era un gatto. No, ma tu... Anche i gattini? Certo. Ah. Assolutamente. No, ero curioso di vedere perché l'ho visto lì e ho detto, cavolo. Ma sì. Tutti e tre ce l'hanno? Tutti. Delle stesse dimensioni più o meno? Adesso non lo so, nel senso non vado a misurarli. Ma dai, no. Ma sì, e se no come fanno a fare la cacca? Giusto. Curiosità wireless. Just curious, does it work now? Are insane. I'm just curious to know what happened if I cut an iPhone here. Dai Ale, ho stoppato il video, la gente se ne va se non lo facciamo continuare. Ah, mi sento un po' un pirla così. Insetti per scherzi! Ragazzi, ormai lo sapete, siamo lo sponsor di questo video. Questa settimana ci siamo conciati così per attirare un po' più la vostra attenzione. Pensavamo foste stupidi dopo tre settimane, quindi... Direi di sì, per attirare invece voi l'attenzione di, non so, di una ragazza, di un vostro parente, prendete un insetto per scherzi, lo mangiate, vi fate un po' spaventare, insomma, attirate la loro attenzione. Li trovate in acquisto qui sotto, vedete che c'è proprio la sezione. Dai, comprateli che non sappiamo più cosa inventarci per apparire nei video, quindi ora vi lasciamo al... Vado a cercare la mia dignità. Sì. Ciao. Fate play, play. What are you doing? I just cut that. Pay for it now. I have to go, sorry. What sorry? Pay for it. Il fatto è che era in italiano I have to pay for my curiosity. Curiosità da viaggio. Sì, volevo un'informazione su delle valigie. Piccolina così, eccolo.
Vediamo, questa è molto carina. Per curiosità, quanti litri è questa? Litri. Ascolta, dove c'è scritto i litri su questa? Questo lo dici 46 litri, guarda. 46 litri? 42 normale. Però, per curiosità, rimanga anche le qua così capiamo. A questo punto ci togliamo ogni dubbio. E facciamo certo. Così, facciamo così. Cioè, questo è un litro e mezzo. Ah, ecco. Oh, che sta facendo? Ma scherzi? Ma che stai facendo? Sto verificando se i litri sono giusti. Ma no, ma stai scherzando, ma adesso lo valigio. Scusa, quando compro una scarpa è 46, ma ti no, infilo ma, se... Ma, 40... ma scusa, questa è rovinata. Sì, vedi? Però come fa? Lo devo acquistare però. Sì, no, vabbè, lo dovrò acquistare però. Ma in teoria qua finora abbiamo un litro, ce l'abbiamo tutto. Bisogna adesso ce ne stanno allora, 46. Dove gli altri litri dove lo va a prendere? Se avete un bagno lo riempiamo così verifichi. Dai, venga. Ah, dai, c'è il bagno. Le do. Aspetta, le faccio riempire. No, io... Ah, ma c'è proprio il catino bello grande. Anzi, guardi, qua se vuole qua c'è un... Avete una quasi un litro e mezzo. Ah. No, ci mancherebbe. Ero molto curioso, ma vedo che anche lei è curiosa di vedere se effettivamente andiamo, ci stanno tutti questi litri. Prego. No, ma va bene. Sì, no, beh, allora io continuo a sto punto finché non si riempie. Sì. Curiosità distruttiva. Sogno? Cercavo una matita. Ok. Cosa avete così? Ecco, una curiosità. Cosa? Ah, alla mina. Dentro alla mina. E tu come ti permetti a rompere? No, ero curioso che ci fosse la mina nella matita. Questa è la mina che continua. Da quando sono qui? La prima volta che vedo a rompere una matita così. No. Ma ti permetti tu a rompere la matita? No, mi scusi, è che volevo avere... Ma la palla. Ho capito, ma è per la curiosità. Vabbè, me ne dà un'altra, per favore. Questa è una 2H, se ce l'ha. Grazie. Se possibile, grazie. Ma tu come ti permetti a rompere? No, lei... Ma cosa vedi qui? No, sono curioso. Dentro c'ha la mina anche questa. Ma no... Anche questa ha la mina. Curiosità sanitaria. Il signore che c'è in bagno sta lavorando alle tubature. C'è uno in bagno? Sì. Cosa fai? Sto vedendo se l'acqua è più di 17, ma è 12. Ma perché non stai facendo? No, per curiosità, stavo facendo la grossa, ho detto, ma cavolo, ma fammi vedere un po' quanto è profonda l'acqua. Allora avevo un metro dietro e... Vedo un attimino perché sta un po' oscillando tra i 12 e i 14. Un quarto d'ora ve lo libero. Ma come cosa? Tu devi andare in bagno, scusami. Ma se c'ho questa curiosità me la faccio levare e poi esco subito. Non vai in bagno perché tu hai questa curiosità qua. Quando l'ho messo la prima volta era almeno 14. Ma cosa vuol dire? Sono curioso di capire cosa succede, scusi. Lei è di prestigio, ma non è sua competenza. Sì, ma io non mi slaccio i pantaloni e sono così esposto in un posto dove l'acqua oscilla. Sono curioso di capire qual è il problema. Scusi un attimo, Cioè non capisco che cosa. Dove vuole arrivare lei, scusi. Sono curioso. Se il signore deve andare in bagno. Venga, se non le dà fastidio, mi sembra un po' strano però. Curiosità Feng Shui. Mi scusi. Giorno. Mi fa capire cosa sta facendo? No, curiosità, guardi, veramente. Però sta entrando in un negozio con una sedia. No, è una sedia, non è pericolosa, è una sedia in plastica. D'accordo. Ero curioso di vedere come si stava seduti qua. Mi sembra illuminato bene. Perfetto. Grazie. Sta bene. Bene, però la sedia non fa parte dell'arredo del negozio, quindi lei può rimanere, ma la sedia deve uscire. Ah, mi scusi, non volevo infrangere le regole. No. Ci mancherebbe. Bellissimo. Infatti, io ho fatto il mio dovere da cittadino e signora, insomma, stavo scherzando, era una candid camera. Io ero un lui complice, era con... in realtà sono il più di tutti, scusa. Ora gliele pago. Era una. No, gliele pago. No. Ma lei sta facendo qualche scherzo a parte? Siete di scherzo a parte? Ma tu sei su scherzo a parte. Lei su scherzo a parte? È uno scherzo. È uno scherzo? È uno scherzo. È uno scherzo. Era una candid camera. Scusaci, cioè so che... No, sì, è complice, c'è la videocamera. Com'è la collega che mi spiace? C'è qui una telecamera. Ah, iPhone, right? That's brand new, it's a prank, sorry. Yeah, sorry man, it's the same, it's original, I'm sorry, I check it out. Signore, è uno scherzo. Però devo dirle l'ultima cosa, che era una candid camera. Per quello voglio pagargliele. Era uno scherzo, mi scusi. Ah, dove sono le telecamere? Allora, c'è una telecamera lì. Vede? Le di notte? Sì, da me. No, non è vero, sono qui. Era Tieni, ce n'è uno nuovo. Adesso le compriamo, ma noi le dico cosa facciamo. Non le sprechiamo. Temperiamo qua. Cattaglio di camion. Esatto.
cosa hai pensato tu? Hai visto che ho detto, mi stanno chiudendo dentro. La gente è matta, magari ti chiudo. Però bravo, cioè, ha avuto una reazione giusta. Ah, cazzo, il ricatto. No, io ero solo curioso. Ma dove mi chiamate? Come l'ho recitato bene la parte? Ha visto anche, siamo tutti professionisti. Ma siete due belli ragazzi. Grazie. Una cosa così, entra la gente e vediamo di tutti i colori. Non è la prima volta che venite da noi, eh. Quando siamo venuti? Una volta lei avete chiesto un collare per... Ah, sono venute le ragazze. Le nostre lettere inviate. Ah, cavolo. Ma per farmi un'idea, lo puoi indossare intorno così? Perché per la... In pratica è per la ex del mio fidanzato. E volevo fargli un regalo perché... Sottinteso. Ovviamente mi ha recitato pure. Sì, sì. Faccio sentire lo sole mio, allora va bene. Lei, prego, prego. Cantarlo. È bella cosa. Ma è incredibile. Adesso gliela compro, però. No, ma la compro perché tanto mi serve. Ma è impermeabile. Sì. Vabbè, è bellissima, ragazzi. Ti do il nome del canale così guardi. Tanto... Ma sì, vi prego. Vabbè, signore, ci vediamo fra sei mesi, non lo so. Se ce la farei tanto la faccio una scherza. È stato piacevole in questa alla giornata. Alla fine sì, io mi sono sentito molto in colpa quando tu mi ringraziavi. Perché diceva, ma veramente grazie che sei entrato ad aiutarmi. No, perché non è da... Che merda. Io facevo un buchino, ma... Entrambi hanno questo buchino, ma non capisco. Era solo curioso, ragazzi. Lasciate un like, ragazzi, perché a 100.000 like sono sicuro che torneranno anche gli onesti, ve lo promettiamo. E comunque, ragazzi, noi siamo qui, guardate che bello. Siamo a The Showland. Pazzesco. Usciranno un sacco di video, un sacco di contenuti che stiamo girando qui. Tra l'altro è uscito lunedì un video, vi spieghiamo il nostro trasferimento, il nostro progetto. Andatevelo a guardare, trovate il link in descrizione. Ovviamente, oltre a far tornare gli onesti, vogliamo fare un terzo episodio di Curiosi, quindi qui sotto nei commenti scriveteci dei suggerimenti per delle scene, delle candid, delle curiosità che avete, che poi noi trasformeremo in degli scherzi. Niente ragazzi, seguiteci su Instagram, trovate i nostri profili qua, vedete? Quello di Alessandro, il mio, quello di The Show, c'è anche quello di Milf, tutti hanno un cacchio di profilo Instagram. Li faremo anche a Bubble, però abbiamo quello dei viaggiatori ecologici, seguite quello ragazzi, ma seguiteci soprattutto sul profilo di The Show, perché stiamo raccontando tutto quello che facciamo qua, insomma, è molto divertente, guardatelo. Vi faccio un esempio, Valerio, ho provato a correre l'altro giorno e stavo morendo. Guardate qua, che sta arrancando chiedendo aiuto. È arrivato un momento in cui vi ricordo di iscrivervi. Però io mi sento un po' solo, che prima Alessio aveva tutti gli animali di compagnia, gli animali domestici che gli facevano compagnia. Trave! Ragazzi, come vedete qui su The Show amiamo gli animali. No. Eccoci qua ragazzi, iscrivetevi al canale. Andrea lo avete conosciuto nel video dei peperoncini. È sopravvissuto, quindi tutto bene? Bene, tutto bene. Tutto bene. Dai ragazzi, il 40% guarda i video. No, senza iscriversi, Andrea. Senza iscriversi. Bravo, senza iscriversi, quindi.